Ciao a tutti, eccoci qua. Come vi avevo promesso, facevamo la nuova recensione dei nuovi filati. E vi dico subito che vi dovete mettere comodi perché non sono pochi, eh. Ho fatto una bella scorta di filati: cotone, lana, microfibra, di tutto, per cui mettetevi comodi. Iniziamo subito con questi bellissimi filati. Questo è il filato pull. Io ho solo preso questi tre colori. Naturalmente, ci sono varie scelte di colori. Siete voi e poi a decidere quale vi piace. Io in questo momento ho solo preso questi tre colori. Adesso vi presento questo colore pull. È morbidissimo, è lana, 70% di lana e 30% di acrilico. Sono 200 grammi, vedete, un gomitoloni 600 metri, ok? E uncinetto del 3,5 4, ma noi possiamo usare, io ve lo dico già, anche il 4,5 che viene veramente ancora morbida. Come colore, il numero del colore è 682, partita 15. Io vi dico quello che c'è scritto qua, naturalmente ve lo faccio vedere. 200 grammi, vedete, lo vedete anche voi, così siete tranquilli e riuscite a capire ciò che io vi sto presentando. Vedete che bellissimo? Questo è veramente morbido. Cioè, solo a toccare proprio, qua verrà veramente bellissimo, dei bellissimi capi. E naturalmente la stessa cosa è con il color rosso. Questo è il numero di colore 826, partita numero 20, ok? 200 grammi naturalmente, 600 metri, 70% di lana e 30% di acrilico. Sempre uncinetto del 3,5 4, ma io vi consiglio anche un 4,5 che è perfetto. E questo è il secondo. Poi abbiamo questo bellissimo che non è proprio un bianco, diciamo che è un bianco sporco, però io vi dirò direttamente il numero del colore così non vi potete sbagliare. Il numero del colore è 401 e partita numero 26. Naturalmente anche questo è 70% di lana, 30% di acrilico, 200 grammi di filato che a metratura va a 600, per cui si fa un bel lavoro qua, cioè abbastanza. Bene, questi sono i colori che io ho voluto acquistare. Naturalmente, come vi ripeto, per questa macca qui potete anche scegliere di altri vari colori, cioè c'è la vasta scelta, diciamo. Bene, adesso cosa dire? Passiamo ad altro filato. Adesso vi presento questo bellissimo filato. Naturalmente ho solo preso questi due colori, ma come ripeto, avete voi la vostra scelta da decidere quando andate a vedere quello che c'è. Io qua è chiamato Girella Lana by BBB. Sinceramente vi leggo quello che c'è scritto qui. È morbidissima, vedete com'è bella, come lana. Questo è 150 grammi. Ok, metratura 300. Si possono usare sia con il ferro o con l'uncinetto 4 e 5, ma io sinceramente userò anche il 5,5 che non è male, anche il 6. È 40% di lana e 60% di acrilica. Vedete? Il numero, il colore 506 bagno 1. Io vi dico quello naturalmente che c'è scritto così non fate fatica. Vedete com'è bello come colore? Questo è uno e questo è il secondo colore che io ho acquistato, sempre 150 grammi, 300 metri. Naturalmente con l'uncinetto 4 ferri 4,5, io come vi ho detto si può usare anche 5, 5,5, ma siete voi a decidere. 40% di lana e 60% acrilico. Questo invece è color 513, bagno 1, ok? E questo è uno. Io me li presento, ne ho presi due e due perché così per quello che ho intenzione di fare mi basteranno. Bene, passiamo ad altro filato. Adesso vi presento questo bellissimo filato, si chiama Wool Biella e grammi 100, 200 metri. Praticamente il colore qua non si riesce a capire neanche il bagno, beh, però ci sono vari vasti di colori, basta chiedere, vi diranno loro. È 70% di lana e 30% di acrilico. Si userà con i ferri del 4,5 5 e anche dell'uncinetto, però se lo usiamo, vedete com'è? È così. Se lo usiamo con un filato vicino, per esempio, lo mettiamo nel nero.
Pensateci, viene proprio bello fare tipo, come dire, tipo pelliccia, o se no fare una giacchettina, cioè proprio bello questo qua. Ci sono vari colori, ho visto che è veramente bello, morbido e vedete, ha tutte queste particolarità fuori di pelliccia. Vedete com'è bello? Vedremo di farci qualcosa, ok? Adesso passiamo all'altro filato. Ok, abbiamo adesso questo bellissimo filato Premier. Io ho preso questi tre colori perché, se vi ricordate, 15 o 8 settimane fa avevo preso già lo sfumato con il nero, il grigio e il bianco. E questa volta l'ho voluto prendere così. Adesso ne apriamo uno e uno, così lo faccio vedere vicino questo colore, i colori. Prendiamo uno di questo, appoggiamo questo qui. Adesso vi faccio vedere anche l'altro. Così lo vedete bene da vicino e potete anche capire com'è il filato. Due. Allora, abbiamo preso uno e due. Adesso manca il terzo. E adesso vi prenderò anche quello con il nero, così mi seguite ciò che io avevo preso anche prima. Ok. Bene. Questi sono i colori che io questa volta ho acquistato e invece 3 settimane fa avevo acquistato, se vi ricordate, questo qui, che sono praticamente questi quattro colori che ci sono nella Premiere. Non credo che ce ne siano altri, almeno da quello che io avevo visto. Adesso presentiamoli. Allora, questo sempre Premiere, vi dico che è 100% di lana Merinos, vedete? Ve lo faccio vedere bene. 50 grammi. 150 metri, vedete? Ferri del 3,5-4, uncinetto del 4. Cerco di farlo vedere vicino, se riesco, del 4, ok? Vedete, questo è morbidissimo. Come colore è 063, partita 13, ok? Bene. Questo è un beige, diciamo che è un beige. Beige con bianco dentro, ma proprio bello, vedete? Morbidissimo. Questa è una lana Merinos. E la stessa cosa abbiamo con gli altri colori. Questo invece è il colore 064. Se no, c'è scritto una E, vediamo se c'è una E vicino. No, 064 numero 11. Partita 11. Questa vedete con l'azzurrino, verdino, blu, bianco, cioè proprio bello, vedete? Vari colori, questi due li abbiamo letti i colori, poi abbiamo questo colore qui, sempre 100% di lana Merinos, sempre 50 grammi, 150 metri, uncinetto del 4, 3,5, 4 ferri. Questo invece è colore 067, partita 16. Ok, vi farò anche vedere questo con il nero grigio misto. Questo è colore 011, partita 11. Ok, questi sono i colori della lana Merinos Premier chiamato, ok? Bene, adesso vi presento gli altri. Ok, adesso vi presento queste bellissime sfumati. Questo è un cotone, ve lo dico già, vi avviso subito che cosa di che cosa parliamo. Ne ho presi tante, ve ne faccio vedere. Li apro i sacchetti così almeno vedete quanto di che colore ci sono sfumate, naturalmente. Cerco di aprire se riesco, prendo uno ogni gomitolo, ok, uno, questo, lasciamolo così, poi due, sto cercando di aprirvi tutti così ve li presento tutta una volta, perché è veramente ok, due, cerco di non fare danni, due. E questo 3, ok, questo vi sto aprendo tutto un altro perché per non perdere tempo così ve li presento tutti i colori. Ok. Adesso ve li presento. Ecco qua i colori che noi stiamo per presentare adesso. Vedete? Questi sono i colori per
Questo è un cotone. Ecco qua i colori sfumati del cotone. Praticamente questo si chiama Original Sun City. Oh, ragazzi, io faccio anche fatica perché hai il 50% di cotone, vedete, e 50% acrilico, 50 grammi, 97 metri. Adesso questo è un color 10, 0, 10, 80, lotto 67. Diciamo che è un beige misto. Adesso vediamo l'uncinetto da utilizzare. Allora, ci dice da utilizzare l'uncinetto del 3,5-4. 3,5-4, vedete com'è bello come colore? Morbidissimo. E questo è un cotone. Vedete? Uno, questo l'abbiamo già detto. Poi abbiamo lo stesso, sempre cotone, Sun City, Original Sun City, sempre della stessa marca, vedete? 50 grammi, 97 metri, sempre 50% di cotone, 50% di policlinico. Scusate, acrilico. Policlinico non so dove mi è venuto, vabbè. Colore 0, 10, 82, lotto 139. Anche questi si possono usare uncinetto del 3,5, 4, anche 4,5, però io vi consiglio anche un 4,5, è perfetto. E questo è il secondo colore. Abbiamo il terzo colore, sempre della Sun City, sempre cotone, 50% di cotone, 50% di acrilico. Poi sempre 50 grammi, 97 metri e anche questo sempre con l'uncinetto del 3,5, 4,5, quel di lì, però vi consiglio anche di usare un 4,5-5, ma perché è bello, è un cotone bello pesante, per cui più morbida è la lana, il cotone da lavorare, meglio ci troviamo. Questo è un colore 0 10 81 lotto 700. Io quello che c'è scritto vi leggo, così fate meno fatica a cercarli. Poi abbiamo il quarto colore, sempre della Sun City, sempre stessa cosa, cotone acrilico 50x50, sempre lo stesso uncinetto, sempre la stessa metratura, vedete, tutto uguale. Questo è il colore 0 10 84 lotto 137. Vedete come sono lucidi? Cioè, proprio bello, come sono sfumati. Cioè, proprio bello, mi piace tantissimo. L'ultimo colore che io ho, naturalmente io ho preso questi colori, ci saranno anche altri. Io ho scelto subito questi. Stessa metratura, stessi grammi, stesso cotone 50 e 50 di acrilico, 50 di cotone abbiamo detto, colore 0 10 83 lotto 169. Sempre la stessa uncinetto 3,5 4,5, qua ci dice, boh. È proprio belli. Questi sono i colori del cotone sfumato che io ho voluto acquistare. Adesso passiamo ad altri filati. Ok, adesso vi presento questo bellissimo filato che si chiama Soft e Easy Original, che praticamente è una microfibra. Adesso apro anche questi colori e vi faccio vedere. Aspettate che lo apro bene. Ok. Uno, adesso due, sempre se ci riesco, ecco, ho trovato. Ok, uno, riprendo proprio tutti i colori che io ho acquistato per vedere direttamente il numero, così non vi potete sbagliare. Ok, apriamo anche questo, scusate il rumore, ma perché sto aprendo questo bellissimo filato. Ok, bene, questi sono i quattro colori naturalmente che io ho acquistato. Come dico sempre, basta andare sul sito di Salvatore Terese, ma adesso vi dico, così poi vi dirò bene come cercarli, e andare a vedere che ci sono vari colori di questo bellissimo filato. È una microfibra, parliamoci chiaro, è 100% di acrilico, però guardate, è bellissima, morbida, cioè proprio veramente.
Altro che si chiama Soft Easy, ragazzi, sono proprio negata, però è proprio bella, 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 bella. Questa si lavora con l'uncinetto del 4 e si presenta con, diciamo, subito 100 grammi, 235 metri. Ho detto che è praticamente l'uncinetto del 4, ma anche del 4 e mezzo. Ve lo consiglio. Questo è il color 00035 8616468. Ok? Vedete com'è bello? È una microfibra, proprio bello. E questo è il primo colore. Poi ho preso anche il bianco, vedete? Sempre la stessa metratura, sempre stessi grammi. Questo è 100 grammi, 235 metri, sempre acrilico, però è una microfibra veramente bella. E il numero, questo è 00001 e il lotto invece è 78645. Ok? Vedete? Io vi metto bene tutto perché così potete direttamente anche voi vedere. Questo è il secondo, poi ho preso anche questo bellissimo panna, sempre un giallino, ma è un panna, ma proprio bello. Questo è il color 00002, lotto sempre 78645, sempre 100 grammi, 235 metri, sempre uncinetto del 4, anche 4 e mezzo, ve lo consiglio, e sempre 100% di acrilico, ma vi dico che questa è una microfibra veramente bellissima e morbida, e cioè da fare bellissime giacchine, magliettine. Cioè, è proprio bello, cioè, complimenti veramente filati, sono bellissimi. E poi abbiamo l'ultimo colore che io naturalmente ho acquistato, sempre, questo è il color 00036, lotto 617716, vedete com'è bellissimo questo colore, sempre l'uncinetto del 4. E a volte mi dicono 6 use, no, questo non è per noi. Noi dobbiamo usare l'uncinetto 4 mm. Volevo anche precisare questa cosa, perché a volte dicono: ma c'è scritto 6 use? No, questo non è per noi. Per gli inglesi usano un altro tipo di uncinetto che mi sembra che si chiama tunisino, adesso non, e usano proprio l'uncinetto diverso. Come vedete, c'è anche il disegno. Ok, niente, cosa dire? Queste sono veramente bellissime come microfibra. So che ne vanno matti tutti e stanno veramente acquistando tantissimi. Ci sono anche altri colori, sono veramente belli. Ve lo consiglio tantissimo. Adesso passiamo all'altro filato. Preparatevi perché adesso ho detto i tagli che ho preso tantissimi colori. Iniziamo. Per adesso vi farò vedere, alla fine apriamo uno perché tanto è tutto uguale. Sempre se riusciamo, questo è il Titanic, è 50% di lana e 50% acrilico. Questi sono 500 grammi, metratura 1130. Guardate che gomitoloni. Cioè, aspettate un attimo, ve lo faccio vedere bene. Ecco qui, guardate. Guardate com'è bello. Qua ci dice di usare l'uncinetto del 3, 3,5, ma io vi consiglio un 4,5 e 5, anche di più, perché è veramente bello. Dopo alla fine ve ne apro uno perché veramente sono tanti. Questo è il colore, vi dico subito, numero 3, bagno 62631. Sempre se riusciamo, ok. 62631, colore 3. Bene, ed è uno. Adesso passiamo ad altri colori. Questo è il colore 028, bagno 22691. Vedete? Sempre della Titanic. Sempre la stessa metratura, 50% di acrilico, 50% di lana, 500 grammi, metri 1130. Uncinetto sempre uguale che vi dico. Bene, adesso passiamo ad un altro colore. Olè, guardate quanto ne ho presi. Ho una vasta scelta di lavoro da fare, eh. Allora, questo è il colore 636 bagno 1 8071. Ve lo faccio vedere, vedete? Vedete che bello? Questo è un giallino, giallo scuro, cioè sempre un senape, sinceramente, eh. Bene,
sempre 500 grammi, metratura 1130, sempre uncinetto uguale, identico a quello che vi ho detto. Olè, questo fatto. Adesso andiamo a questo bellissimo colore, sempre lo stesso, 50% di lana, 50% di acrilico, 500 grammi, metri 1130, stesso uncinetto, stesso lana, 50% di lana e 50% di acrilico. Bene, questo è il colore, diciamo subito, 671 bagno 18069. Non mi dite che cos'è il bagno, perché sinceramente non lo so. Ve lo dirò, però, se ve lo chiedono, ecco qua. Ve lo dico già, io non ne capisco, forse sarà un codice che mettono loro per arrivare prima a capire qual è il colore che cerchiamo. Anche qual è, guardate com'è bello questo. Questo sembra un bel di acqua, verde acqua, sì, proprio bello. Cioè, una volta si diceva verde acqua, verde scuro, verde pisello, verde di tutto, ma adesso si mettono i codici. Ai colori, i numeri, ce li giochiamo all'otto tutti questi numeri, ve lo dico, eh. Questo è colore 58, bagno di nuovo. A forza di dire bagno mi faccio una bella doccia. Va bene, bagno 69776. Bene? Sempre 50% acrilico, 50% di lana. Morbidissimo, come lo devo dire. Abbiamo fatto anche già dei progetti con questo filato. Se vi ricordate, abbiamo fatto quello con lo sfumato. Quello con gli sfumati, vi dico subito che sono 400 grammi, 900 metri. Invece, questo tinta unita sono 500 grammi, 1130 metri. Bene, questo detto, adesso guardate com'è bello questo colore. Questo è il colore. Olè. Colore 851 69779. Questo è il bagno. Sempre uguale anche questo, 50% di acrilico, 50% di lana, sempre uncinetto del 4,5-5, anche usiamo anche più grande, sempre 500 grammi, sempre uguale perché la Titanic. Adesso questo è l'ultimo, però ve lo voglio direttamente aprire così capite di tutto ciò, i colori che vi ho detto, di che cosa parlo. Apriamolo, sempre se riesco. Ok, sono riuscita. Così voglio farlo vedere personalmente. Ne apro solo uno solo perché tanto gli altri sono tutti uguali. Cambia solo il colore che abbiamo detto. Vedete che bello? Vedete che morbido? Altro che cuscino, ragazzi. Ecco, questo è il colore. E la misura del nostro filato, non so se riesco a farvelo vedere bene. Ok, bene, come dicevo, questo è 50% di lana, 50% acrilico, 500 grammi, metratura 1130. Qua potete fare ciò che volete. Allora, il colore, questo è 143 bagno 69772. Io sinceramente vado a dire subito un bel di, questo che è un bel di acqua, vede. Verde, aspettate che mi sta suggerendo mia figlia. Verde, verde chiaro, la voce gli manca. Va bene, sì, bene. Della Titanic abbiamo detto tutto. Anzi, no, vi voglio far vedere una cosa che io ancora non vi ho presentato le altre volte. Sempre della Titanic. Lo sfumato l'abbiamo fatto, tinta unita l'abbiamo fatto. Non vi ho fatto vedere questo. Ecco qua. Il lamè rosso, bianco lamè, rosso lamè con il lamè dorato, o se no bianco lamè argentato. Ecco qua. Allora, parliamo subito di questo. Questo qui è grammi, aspettate che sto cercando, 400 metri, 9, 9, 400 grammi, scusate, metri 900. Vedete? 50% di acrilico e 50% lana. Questo è il colore 502 lotto 18079. Questo è il lamè. Adesso vi apro il bianco direttamente così lo vedete. Sempre 400 grammi, 900 metri questo perché è il lamè. Come lo sfumato uguale. Vedete com'è bello? Sto cercando di aprire.
Vedete com'è bello? Come brilla? Questo è il lamè in argento, vedete, con l'argento dentro. Invece il rosso l'aveva con il dorato. Sembra la stessa metratura, sempre lo stesso filato, 50% lana e 50% acrilico. Questo è il colore 401 e invece l'otto 180 77. Bene, questo è il bianco, il lamè. Ma visto che l'ha già aperto, ve lo faccio vedere anche il lamè, vedete, con scusate, con il dorato. Vedete? Sempre la stessa metratura, 502 di colore e l'otto sempre 180 79. Con i Titanic abbiamo finito. Vedete? Bene, adesso vi presento alla fine il cotone. Allora, prima che vi presento l'ultimo colore del cotone, volevo anche precisare una cosa che è successa da poco ed è giusto che voi lo sapete. Quando ordinate dei colori o fate degli ordini, non vuol dire che oggi noi paghiamo, per esempio adesso io faccio un ordine, mi parte subito l'ordine. Come legge sappiamo tutti che dal ricevimento, dal pagamento, per esempio se io oggi ho fatto il pagamento, loro come persone hanno dai 24-48 ore da mettere bene e far spedire il pacco. Non vuol dire che noi oggi lo ordiniamo, domani ci arriva, perché è impossibile, perché non ci siamo solo noi, siamo in tantissime persone, sono tanti, veramente tanti che fanno acquisti, per cui volevo precisare anche un'altra cosa. Se per esempio fate i versamenti con la PostePay o fate con una tabaccheria, e prima di fare il pagamento assicuratevi che ci siano i colori, perché se voi già fate il vostro calcolo e dite che ne so, oggi devo pagare 27 euro, però poi quel colore non c'è, giustamente non può spedirvi una cosa che voi non desiderate, per cui accettatevi che ci sia il colore, il filato che vi piace naturalmente, così dopo fate il pagamento. Dal momento che fate il pagamento, loro hanno il tempo io dico 24-48 ore, perché giustamente, come legge, se andate a vedere la legge, loro hanno quel tempo lì per dire, però non lo fanno, sono delle persone veramente velocissime a spedire. Io vi dico, l'ho ordinato ieri, oggi mi è arrivato e vi sto facendo subito la recensione, per cui avete un po' di pazienza. Cercate giustamente di stare attenti a questi piccoli particolari per non creare confusione. Detto questo, passiamo all'ultimo filato che vi voglio presentare, cioè il cotone. Infine vi presento questo bellissimo cotone. Io questi qua li avevo già acquistati e oggi ho voluto riacquistare anche il bianco, però ve li voglio ripresentare perché alcuni mi hanno chiesto se potevo rifarli vedere. Bene, adesso ve li ripresento. Io ho preso questo bellissimo cotone Delfino, filo di Scozia, vedete, numero 3, che si usa con l'uncinetto del 3. Vedete? Questo è 100% di cotone. Vedete? È proprio bello. Questo è color rosso. Vi dico subito anche i colori così non vi sbagliate. Colore 056 bagno 11. Vedete? Questo è il bellissimo cotone. Io ho preso il numero 3 perché così possiamo utilizzare con l'uncinetto del 3. Poi abbiamo anche color questo. Allora, hanno scritto male. Beh, colore 95. Che sinceramente, vedete, 95-56, se lo metto così è 95, se lo metto così non si capisce. Vabbè, però sarà, hanno messo male l'etichetta, 95 come colore, come bagno 689. Vedete che se lo metto così non ha senso. Bene, questo sempre 100% di cotone. E puro cotone naturalmente, 100 grammi, metratura 272, tutti uguali, tutte le stesse cose. Questo invece è il colore 332, 33, no, scusate, 339, bagno 26. Scusate, però quello che leggo è quello, come vedete voi, la stessa cosa. Sempre uncinetto le 3, e questo oggi l'ho voluto presentarlo perché l'ho preso questi giorni. Vedete com'è bello? Colore 001 bagno 08, sempre uncinetto le 3, 100 grammi, 100% cotone, metratura 272.
E infine, sempre uncinetto lettere, vuol dire, ripeto. E infine abbiamo il delfino, sempre. Questo è uncinetto, il numero 5, ma si usa con l'uncinetto del 2. Ok? Del 2. Sempre 100% di cotone, metratura 350, questo, ok? Quello del 5 è 350 metri. E filo di Scozia. Vedete, questi sono i colori che io ho acquistato. Vi dico subito che con questo colore, io l'avevo un po' più scuro, e sto facendo il progetto che aveva messo una nostra amica, che lei l'aveva realizzato da poco, e lo sto quasi finendo, per cui ve lo dico già, chi vuole già acquistare questi colori, uno di questi colori, ci sono altri colori naturalmente, c'è anche lo sfumato. Ve lo dico già anticipatamente, lo sfumato hanno la tendenza dell'uncinetto più piccolo rispetto ai colori di tinta unita. Bene, io vi ho presentato tutto ciò che ho acquistato. Naturalmente vi ripeto che io ho acquistato questi colori, ma voi potete scegliere tantissimi colori perché avete la vasta scelta di ciò che desiderate. Per acquistare questi filati basta andare su Facebook e cliccare Salvatore De Prisco, o a breve ci sarà anche il loro sito di Lana Mania, perché stanno aggiornando, stanno sistemando bene il sito, che perché così possiamo acquistare direttamente sul sito. Bene, ringraziamo Salvatore Teresa per questi bellissimi filati, ringrazio voi che mi seguite, spero che questa recensione dei filati vi sia piaciuto. E grazie a tutti voi, un bacio, a presto, al prossimo tutorial.